Ben ritrovati amici di TG Architettura, parliamo ancora una volta della Biennale di Venezia. Il CDA infatti, presieduto da Paolo Baratta, ha nominato l'architetto, urbanista e saggista olandese Rem Koolhaas direttore del settore architettura, con lo specifico incarico di curare la 14ª Mostra Internazionale di Architettura che si terrà nel 2014. Il CDA della Biennale di Venezia ha inoltre deliberato che la 14ª Mostra Internazionale di Architettura si svolgerà da sabato 7 giugno a domenica 23 novembre 2014, nelle sedi dei Giardini della Biennale e dell'Arsenale. Ed ora parliamo di attualità. Buona notizia per le nostre città. Con il via libera dato anche dalla Commissione Ambiente del Senato, è stata definitivamente approvata la legge per gli spazi verdi urbani. Grazie a questo provvedimento i nostri centri urbani avranno più verde e più bioarchitettura. La norma, infatti, promuove il verde in città e contribuirà a creare nuovi posti di lavoro nei settori florovivaistico ed edile, nonché ad aumentare il valore del patrimonio immobiliare così riqualificato. E adesso andiamo in Francia, a Marsiglia. Situato nei pressi del vecchio porto, il nuovo MUCEM, Museo delle Civiltà d'Europa e del Mediterraneo, progettato da Rudy Ricciotti, è ormai in fase di ultimazione. Dedicato al tema del Mediterraneo, l'edificio è stato pensato come contenitore polifunzionale, destinato ad ospitare iniziative culturali, esposizioni, rappresentazioni teatrali, spettacoli musicali, proiezioni cinematografiche, occupando una superficie di circa 40.000 metri quadrati. L'edificio sarà aperto al pubblico nel mese di giugno prossimo. E adesso torniamo in Italia. Prende sempre più forma il progetto della Città della Salute e della Ricerca, la più grande iniziativa sanitaria italiana che sorgerà nel cuore dell'immensa area FALC di Sesto San Giovanni, avviata una profonda opera di riqualificazione studiata da Renzo Piano. La nuova realtà, frutto della riunione dell'Istituto Neurologico Besta e dell'Istituto dei Tumori, costerà 450 milioni, di cui 330 a carico di Regione Lombardia, 40 dello Stato e 80 di altre fonti. I lavori dovrebbero finire entro il 2018.